No, questi sono i tavoli, le sedie sono 240. Sì, no, 240, vabbè, ma non è così. Vogliamo incoraggiare le persone di non cedere alle tante frammentazioni che segnano la nostra vita sociale e politica, ma di diventare protagonisti di un'amicizia sociale, di relazioni positive, costruttive. Non è sempre facile, ma è possibile. Le tante testimonianze di questo meeting lo documenteranno. Sono queste le parole del presidente del meeting di Rimini, Bernard Scholz, alla vigilia dell'inaugurazione della 44esima edizione del meeting di Rimini. L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile, questo è il tema della nuova edizione. È un titolo che ci sprona a capire nella nostra vita quello che vale e quello che non vale. Stiamo montando la mostra di Piccinini. Stiamo dipingendo queste strutture che metteremo sopra i punti del Donaora. Questa è la mia prima volta al pre-meeting, io sono di Milano ma studio in America. Vengo al meeting perché ho incontrato un'amicizia grande e vorrei in qualche modo poterla restituire agli altri. Infatti il titolo di quest'anno è proprio sull'amicizia. Ho parlato con un elettricista che mi ha detto una cosa molto simpatica, e fa: i miei colleghi mi dicono che dovrei andare in crociera, e lui ha detto: però andando a lavorare al meeting mi sento più protagonista. E dire la stessa cosa. Si costruisce tutto qua, si costruisce la persona, si costruisce insieme qualcosa di bello, il meeting. Ieri intanto i 500 volontari del pre-meeting hanno lasciato il testimone ai 1500 giovani e non che nei prossimi giorni accoglieranno il pubblico a Rimini Fiera. Al meeting vengo per vedere un nuovo modo di interpretare il mondo, le cose del mondo. L'anno scorso sono rimasta veramente entusiasta perché mi sento proprio un servo inutile e piano piano si vede la costruzione di questa meraviglia. Vengo sinceramente perché respiro. E anche ieri che sono arrivato per la prima volta, sono entrato, io al meeting respiro. Attesi più di 10 ministri, da Giorgetti a Urso, da Salvini a Tajani e Lollobrigida. Sono più di 400 relatori che durante la settimana del meeting interverranno nei vari convegni e negli appuntamenti del meeting. Quello che noi abbiamo desiderato e che desideriamo per questo incontro è davvero incontrare le persone prima che le qualifiche, e da questo punto di vista ciascuno interverrà, diciamo, per la materia, per l'esperienza che ha, sui temi che sono i temi di attualità, perché parleremo del lavoro, dell'educazione, della scuola, parleremo delle infrastrutture, parleremo dell'energia, parleremo d'arte, di cultura, cioè di tutto quello che riguarda la vita quotidiana di ciascuno di noi. Per la giornata di chiusura di venerdì interverrà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la sua seconda volta in presenza, era già venuto nel 2016.